dice il Signore, ritornate a me ed io ritornerò a voi, perché andate ancora vagando, popolo mio, perché ancora ti disperde. Che cosa ha da fare Efraim con gli idoli, con le miserie di questo mondo? Tornate a me e vivrete. Signore, noi vogliamo raccogliere il tuo invito di ritorno a te. Ci disperdiamo facilmente dietro i nostri pensieri, dietro i nostri sentimenti, e il nemico ci rapisce fuori. Ma tu ci dici, Efraim, diletto mio, devi tornare a me. Il mio cuore pulsa di amore per te. Le mie viscere si commuovono quando io vedo te. Tu sei stampato, scritto nelle mie mani, ed io non ti posso dimenticare. Vieni a me, non continuare ad errare lontano da me. Venite a me voi tutti, io vi attendo qui in questo luogo. Lavatevi, purificatevi, poi state con me e vedrete le meraviglie che io faccio dentro di voi e attorno a voi. Fratelli e sorelle, raccogliamo questo grido di amore del Signore e dalle tutte le nostre dispersioni muoviamoci, veniamo al Signore, perché Egli è misericordioso, pieno d'amore, pronto a farci del bene. Egli asciugherà le nostre lacrime, tergerà le nostre ferite, ci farà sedere a tavola con Lui, noi mangeremo con Lui e berremo il vino nuovo che Egli ha preparato. Signore, questa mattina noi celebriamo in Tuo onore questo sacrificio di esultanza, di rendimento di grazie. Ti rendiamo grazie da ieri sera per quello che hai fatto. Ci hai radunato qui in questo tempio che era gremito. La gioia è ritornata nei nostri cuori. Tu ci hai detto che il tempo cattivo è passato. La primavera è tornata, il canto è ritornato, i fiori di nuovo sono sbocciati. È il tempo dell'amore. Signore, purificaci questa mattina, lavaci questa mattina, perché noi possiamo celebrare questa festa di amore e possiamo continuare in questa festa di amore questo luogo che è stato inaugurato ieri sera come la tenda del convegno, come il santuario dell'adorazione perpetua. Sia veramente il tempio che accolga tutti, dove tu ascolterai il grido di tutti, dove tu sarai con i tuoi figli, sia con quelli che soffrono, sia con quelli che gioiscono, perché tutti sono suoi figli e di tutti tu sei loro padre. Vieni, Signore, in mezzo a noi, noi ti acclamiamo. Yara rani maraye ranaka Yara nai yoremen yanano. Acclamiamo il Signore che entra in questo tempio. C'è il bellissimo testo del profeta Malachia. Il Signore entra nel suo santo tempio. Ecco, Egli viene per purificare i figli di Levi, i figli di Giuda, perché si possono offrire un sacrificio degno di me, come i tempi antichi. Egli ci purifica con il fuoco, Egli ci lava con la lascivia. Ecco, Gesù entra nel suo santo tempio, acclamiamo a Lui, gli angeli lo precedono e Gesù che è in mezzo a noi per lavarci, purificarci, per portarci un messaggio di pace e di amore. Yari na nu ene mi arendi na erendi ani na yu yo ni ahiri mi anondi na yo yuri ni anu gare ero yu yu yara ni ma yeru ani na yu le ni ani na yu ren na yu vya yu ni karu ya ne shu yu
già la rina mai enda a la giù, giù rena mai o iena raia. Su di voi verserò dell'acqua pura, l'acqua che esce dal mio costato, e voi sarete mondi d'ogni vostra colpa. Io vi darò un cuore nuovo, dice il Signore al suo popolo. E sgorgata dal suo fianco Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato, in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. In quel tempo Gesù disse questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra di sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo».
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Insieme. «O Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, fariseo e del pubblicano, è una parabola che ci inchioda, perché Gesù, verità, ci mostra qual è il suo pensiero, il suo sentimento nei riguardi nostri, nella relazione tra noi e Lui. Gesù dice: chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato. Questo è l'insegnamento che ci viene dalla parabola. Davanti a Dio conta l'umile atteggiamento nostro nella conoscenza della grandezza di Dio, delle esigenze di Dio a nostro riguardo, e nella conoscenza, riconoscimento nostro della miseria in cui siamo, dei peccati in cui ci troviamo. C'è un abisso tra la santità di Dio e la nostra condizione umana, miserabile, intrisa di peccato, e che abbiamo gli occhi chiusi e non vediamo. Domani il Signore aprirà gli occhi al cieco nato, aprirà gli occhi a noi, ma già da questo, vigilia della domenica letare, noi comprendiamo che il Signore vuole aprirci gli occhi per comprendere la verità. Ecco, Gesù dice questa parabola per alcuni i quali si credevano giusti ed erano peccatori. E non c'è maggiore cecità che crederci a posto davanti a Dio ed essere lontani da Dio. Una cecità che il Signore deve toglierci nella sua misericordia e nella sua potenza. Questa mattina, vigilia di questa domenica che celebreremo domani, il Signore vuole toglierci il velo dagli occhi perché vediamo la verità del nostro peccato, la verità della sua grandezza. L'esigenza di camminare nella verità, confessando la nostra miseria e aprendo il cuore alla confidenza nella misericordia infinita di Lui, perché Egli non guarda il nostro peccato,
ma egli guarda la confessione umile che facciamo del nostro peccato quando ci riconosciamo peccatori. Egli non si scaglia contro il peccatore perché non vuole il sacrificio, non vuole la giustizia, ma vuole la misericordia. Egli innalza l'umile che riconosce la sua miseria e abbassa il superbo. Egli non può vedere la superbia degli uomini, non poté vedere la superbia di Lucifero, che invaghito di se stesso pretendeva di uguagliarsi a Dio, e lo scaraventò con tutti i suoi angeli ribelli nelle profondità dell'abisso dove tuttora si trova, e lo incatenerà per tutto l'eternità là, perché egli si è esaltato, perché egli ha detto: ascenderò al trono di Dio, sarò simile a lui. Lui, angelo della luce, oscurò con le sue ali il volto, non vide la grandezza di Dio per un momento, e invaghito di se stesso cercò di essere somigliante a Dio. Dio non perdona la superbia. Si scagliò contro i farisei, contro gli scribi, che si credevano giusti. Perdonò i peccatori e le peccatrici, e ne fece di peccatori e peccatrici grandi santi, i quali adesso stanno attorno a lui nella gloria. Ma scendiamo alla parabola. Questa parabola dico che è per noi, perché la liturgia attua la nostra salvezza e la parola di Dio si adempie oggi, e nessuno si creda escluso da questa parabola, quasi che non abbia importanza per lui. Questa parabola è per tutti noi. Disse questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Una presunzione di essere giusti che comporta il disprezzo degli altri. Cecità nei propri riguardi, cecità nei riguardi degli altri. Ecco due uomini, un fariseo e un pubblicano, entrano nel tempio del Signore. Il fariseo, sicuro di sé, va avanti, si presenta davanti a Dio, allarga le braccia, agita le filatterie, quelle delle braccia, quelle del capo, dove aveva scritto tutti i comandamenti di Dio che erano davanti ai suoi occhi. E poi comincia così a pregare, stando in piedi dritto: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini. Io sono buono, io sono onesto, io sono un galantuomo. Tutti gli altri invece, ladri, assassini, mascalzoni, disgraziati, non c'è da prendere nessuno, tutti cattivi. Buoni al mondo ce ne siamo due, tu in cielo e lì in terra. Grazie, Signore, perché io sono buono, sono un santo, e te lo provo. Dà la prova a Dio. Io digiuno due volte alla settimana. Io pago le decime di quanto possiedo. Osservava realmente queste opere prescritte dalla legge, ma erano opere esteriori che non incidevano nella sua vita. Egli credeva di essere giusto, di essere a posto con Dio,
perché osservava questi comandamenti, ma il suo cuore era malvagio. Gesù dirà: se la vostra giustizia non sarà diversa da quelle dei pubblicani e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Il cuore del fariseo era superbo, il cuore del fariseo era disonesto, egli aveva scrupolo nell'osservare i minimi precetti della legge, ma non aveva scrupolo di odiare e di anche d'ordinare l'omicidio. Non aveva scrupolo di consumare i più grandi delitti dentro il proprio cuore, purché non si vedessero. E Gesù dice: farisei ipocriti, farisei ipocriti, che cercate di nascondere la vostra inequizia apparendo buoni, facendo opere buone. Io vi conosco, non sfuggirete all'inaventura, farisei ipocriti. E poi seguita il fariseo a dire: Signore, tutti gli uomini sono cattivi, non ce n'è uno buono, ladri, ingiusti, adulteri, ma soprattutto, Signore, io non sono come quel mascalzone, quel pubblicano che ha avuto l'ardire di entrare con me nel tempio e giustamente sta alla porta. Non sono come lui, carico di peccati, ed è per questo, Signore, che io ti ringrazio e ti benedico, perché sono un santo, un giusto, sono buono, come tu sei santo, giusto e buono. Ecco la preghiera del fariseo. Esaltava se stesso, pur essendo un mascalzone. Andiamo alla preghiera del pubblicano. Lui sì che era nella luce, il fariseo era cieco. Gesù dirà: fariseo cieco, che non vede la verità. Pubblicano illuminato da Dio, vede la propria inequizia, il proprio peccato, e proprio fermo all'ultimo posto, alla soglia del tempio, perché non osava mescolarsi con gli altri, era cosciente del proprio peccato, dice, battendosi il petto: Signore, io non sono degno di entrare, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Tutti e due fecero la preghiera, tutti e due uscirono dal tempio. Uscì con aria trionfante il fariseo, guardava con occhio di disprezzo quel pubblicano che era in ginocchio proprio all'entrata del tempio, e la gente lo riveriva: ecco il santo, ecco il giusto, ecco colui che osserva i comandamenti, bello, vestito di bianco. Lo riveriva, ma davanti a Dio com'era diverso, com'era diversa la scena. Perché Gesù dice: quel fariseo riverito da tutti, quel fariseo che si era esaltato, tornava a casa carico di peccati, nella sua cecità e nella sua superbia. Uscì anche il pubblicano, battendosi il petto con aria rimessa. Tutti lo guardavano dicendo: ma come mai questo ha osato entrare nel tempio? È un peccatore. Ma davanti a Dio era giusto, perché la misericordia di Dio si posa su chi si umilia e riconosce il suo peccato. Gesù conclude, come già iniziato: chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato.
Fratelli e sorelle, questa parabola è per noi. Noi siamo facili a giudicare gli altri, a disprezzare gli altri, siamo facili a giustificare noi stessi, siamo facili ad aprire gli occhi verso gli altri per cogliere il male e a velare gli occhi verso di noi per nascondere il male che facciamo. Abbiamo gli occhi per vedere sotto falsa luce le nostre virtù e non vediamo le vere virtù di coloro che giudichiamo. E poi dobbiamo pur sapere che tutto dipende da Dio. È Dio che giustifica. L'uomo non si può giustificare con tutte le opere buone che fa. È soltanto la misericordia di Dio, l'amore di Dio che viene dato agli umili che ci giustifica. È soltanto la grazia di Dio, dono dell'Altissimo, che ci rende belli davanti al Signore, ci rende partecipi della giustizia di Cristo. Da noi, con tutte le opere buone che facciamo, non possiamo diventare santi, soprattutto quando noi attribuiamo a noi le opere che facciamo. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita questa mattina ad aprire gli occhi. Chiediamo a Gesù che apri gli occhi dei ciechi, ad aprire gli occhi per vedere le nostre miserie e per vedere la misericordia di Dio che si estende su tutti. Chiediamo al Signore di aprire il nostro cuore e a piegare le nostre ginocchia, aprire il cuore all'amore di Dio e all'amore del prossimo e a piegare le ginocchia per confessare a Dio le nostre miserie ed essere così giustificati per la grazia del Signore e ad amare tutti, comprendere tutti, perché la misericordia di Dio si estende sul peccato degli uomini. Fratelli e sorelle, quale insegnamento il Signore ci dà? Ma se non c'è la grazia di Dio per comprendere quello che il Signore ci dice, noi resteremo nei nostri peccati. Diceva Gesù ai farisei: poiché voi non vedete la verità, resterete nei vostri peccati. Il vostro peccato rimane. Farisei ciechi. Noi non vogliamo essere farisei. E se siamo pubblicani, riconosciamo i nostri peccati. Non disprezziamo nessuno. Disprezziamo noi stessi. Chiediamo perdono a Dio e vedremo la luce di Dio splendere su di noi. Ci vestiremo di luce, della luce divina. La grazia divina scenderà dentro di noi e saremo veramente belli agli occhi del Signore, come detto proprio nella prima lettura. Ecco il Signore, per farci comprendere le nostre miserie e i nostri peccati, ci colpisce. Quasi ci usa durezza, ci uccide, però se ci uccide con la parola sua, ci uccide per farci aprire gli occhi alla verità e per farci ritornare a Lui. Il Signore dice: per questo vi ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce. Poiché io voglio l'amore e non il sacrificio, io voglio la conoscenza di Dio più degli olocausti. Il Signore ci uccide con la sua parola, con la parola delle scritture e del Vangelo, come Lui vuole, figli Suoi, perché Egli avvampa di amore per noi. Benediciamo il Signore questa mattina e chiediamo il dono dell'umiltà, il dono della verità. Umiltà e verità, verità e umiltà. Umiliamoci davanti a Dio
per essere nella verità la persona più grande che esiste in questo mondo, la creatura più grande che è all'apice della creazione, è Maria Santissima, nostra madre. Piacque a Dio per la sua umiltà. Ecco l'umiltà della sua serva, per questo tutte le generazioni mi chiameranno beata. Dio ha esaltato Maria al di sopra di tutte le creature, perché egli pura e santa, per dono di Dio, riconosceva i limiti creaturali in cui si trovava e tutto attribuiva nella giustizia a Dio. Essa era nulla davanti al Signore, pur essendo la regina del cielo e della terra, pur essendo la creatura più santa, si credeva l'ultima delle creature. Ecco la verità, perché tutto il bene procede da Dio, non procede da noi. Ed essa canta: egli ha umiliato gli umili, egli cioè ha esaltato gli umili ed umiliato i superbi, ha deposto i superbi dei troni. Maria canta la detronizzazione dei superbi e della superbia, dai propri troni, esaltato gli umili. È Dio che parla per bocca di Maria. Dio detronizza, come detronizzò Satana, come detronizzò tutti i monarchi della terra e li cacciò nell'abisso. Leggete il profeta Ezechiele, il profeta Isaia. Tutti i monarchi sono giù, tutti i grandi della terra sono giù, perché Dio li ha colpiti di spada, ha detronizzati tutti, ha esaltato gli umili. Ecco, Maria canta la verità. Dio esalta gli umili perché si sono umiliati. Si diceva ieri sera: spegniamo le nostre luci, resti soltanto la luce di Dio. Umiliamoci tutti davanti al Signore e gridiamo che Lui soltanto è il Signore. Noi siamo nulla, ma conseguentemente il nostro atteggiamento deve essere un atteggiamento di umili, di poveri che stanno per terra come il pubblicano e non si esaltano davanti agli altri, non si crede nei padri eterni, non si crede nei despoti, né facili despoti, perché noi tutti siamo poveri peccatori e tutti dobbiamo amarci come peccatori. Allora il Signore tornerà in mezzo a noi e, vedendoci umiliati davanti a Lui e vedendoci rispettosi gli uni degli altri, ci darà la sua luce e la sua grazia, ci amerà, ci mostrerà il suo amore, perché ci vedrà nel giusto posto in cui Egli vuole che noi siamo collocati. Fratelli e sorelle, amiamoci gli uni gli altri, abbracciamoci gli uni gli altri, perché tutti siamo peccatori, e se noi riconosciamo il nostro peccato e ci amiamo gli uni gli altri, non ci disprezziamo gli uni gli altri, Dio si compiacerà di noi, abiterà in questo luogo, abiterà in mezzo a noi, noi saremo il suo popolo, Lui sarà veramente il nostro Dio. Amen. C'è un messaggio del Signore in Ezechiele 33. Voi dite: andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore oggi. In folla vengono da te, entrano nel Tempio e ascoltano la tua parola. Tu sei per loro come una canzone d'amore, bella la voce, piacevole l'accompagnamento musicale. Essi ascoltano la tua parola ma non la mettono in pratica, ma quando ciò avverrà, ed ecco viene, sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Comunque dirai loro oggi.
Gli israeliti, voi dite, i nostri delitti e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo. In che modo potremo vivere? Di loro queste parole. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, io non godo della morte dell'empio, ma voglio che l'empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa, o israeliti, perché volete perire, o figli di Israele? Ecco, io sono qui per darvi la mano, perché io voglio che voi vivete. Io non voglio la morte del peccatore, ma voglio che desista dalla sua iniquità e viva. E parola del Signore. Fratelli e sorelle, è l'invito che ci fa il Signore oggi a convertirci. Questa parola viene rivolta a tutti voi, a tutti noi che entriamo in questo Tempio, ci direttiamo dei canti, delle belle preghiere, delle belle celebrazioni, esultiamo, ma se la nostra condotta non muta, allora è come se noi ascoltiamo una bella canzone, una bella musica, ma poi ritorniamo alle nostre case come eravamo prima, senza aver fatto penetrare la parola di Dio dentro il nostro cuore. Signore vuole che questa parola penetri nel cuore ed operi un mutamento della nostra condotta, e allora il Signore ci assicurerà la vita, perché Egli non vuole la nostra morte, vuole che viviamo, perché Lui è il vivente. Lui ci ama e per questo ci colpisce con la sua parola, perché noi, ricevendo la sua parola che è vita, possiamo vivere di nuovo davanti a Lui. Amen. Amen. E adesso, Signore, noi ti supplichiamo. Ti supplichiamo per noi. Tu ci hai colpito e Tu ci hai risuscitati. Ti lodiamo e ti benediciamo. Ma ti chiediamo, Signore, di guardare le miserie che stanno attorno a noi, di guardare tutti i nostri fratelli. Noi ti preghiamo per la Santa Chiesa di Dio, soprattutto per la Chiesa di Dio che è in Palermo. Ti preghiamo per i giusti, ti preghiamo per i peccatori, ti preghiamo per coloro i quali reggono così la tua Chiesa, sono a capo del tuo gregge, perché siano illuminati e la loro parola sia soltanto unta dal tuo Santo Spirito e penetra nei cuori. Ti preghiamo per tutti i nostri fratelli che sono nella miseria, per tutti i peccatori che sono nella città, perché ascoltando in questa Quaresima la tua parola ritornano a te, confessino i propri peccati e vivano. Ti preghiamo per tutti i malati, per tutti i sofferenti, per tutti i bisogni della gente che sta attorno a noi. Padre del Cielo, sii misericordioso verso tutti, abbracciaci tutti, siamo tuoi figli, e per amore del tuo unigenito, abbi pietà di noi.